volta una persona, se torno da sola senza la persona che me l'ha presentata, sono automaticamente una sua amica e sono accolta in casa loro, come, cioè, e noi siamo un attimo un po' più così, però siamo freddi. Bravo, è un po' come dice faccio una battuta che ti stavo dicendo, poi mandi con la famiglia a Torino, che secondo me rappresenta molto bene il simbolo di Milano, quella del semaforo. No, Luca mi ha raccontato che il primo semaforo in Italia è stato messo in via Torino con la carta di Latour, perché è giusto che la sorgente dica anche perché milanese che passa a fare via di una minga. Semaforo in tutto il mondo. No, per allacciarmi un attimo alla tua domanda, è vero, secondo me nonostante l'Expo, una buona provocazione. No. Secondo me noi ci siamo davvero preparati a prescindere da quello che sarebbe accaduto. Ad un certo punto a Milano, io ho vissuto quei sei mesi, c'erano ogni giorno tre eventi, di cui uno o due nell'organizzazione e poi altri singoli, privati, c'era proprio una corsa. E ci siamo accorti che se vogliamo fare le cose siamo capaci. Sul fatto dell'accoglienza condivido anche con te, ma è giusto fare un po' di selezione perché no, nel senso buono, chiaramente esiste per il milanese, diciamo, cioè l'area C, adesso l'area B, poi il mio personaggio è, dire, è un pochino più o meno tollerante direi giustamente, perché quando esci di casa, noi milanesi quando usciamo di casa, prima di chiudere la porta, cosa facciamo? E siamo convinti che se schiacciamo più volte sarà prima, soprattutto se c'è il vicino di casa che ti ha votato contro alla delibera condominiale, ma vai a fare il culo. Quindi noi riusciamo a essere tolleranti. Che sta chiudendo, non la accende. Perché siamo aperti, tolleranti, ma con la nostra intimità, no? Nel senso che non è diffidenza, perché credo che abbiamo una capacità, lo diceva anche Danzi. Nella canzone che ce la presenta, no? L'ultima strofa, Vensuti e slungherei la mano, no? È proprio un atteggiamento che abbiamo. Milano è cresciuta proprio includendo le persone. Sforza non era milanese, cioè anche i nostri Ambrogio non era sicuramente un milanese. Noi riusciamo a non chiedere da dove vivono, ma chiedere dove ci portano. E se la direzione è in avanti, a Milano c'è sempre posto per tutti, no? Credo che sia.